Il giorno dopo la tragica notte di sangue consumata in via Fidia nel quartiere Posto Strada a Torino, dove un 39enne è stato ucciso a colpi di pistola e dove, secondo le prime ricostruzioni, alla base del gesto potrebbe esserci stato un regolamento di conti tra bande, ecco le voci di chi vive e lavora nella zona. Lei ha visto o sentito qualcosa di quanto è successo ieri mattina qua? No, l'ho letto solamente sul giornale stamattina. No, non ho visto niente. Niente, abito fuori zona, perciò non l'ho sentito per televisione, basta. Ho sentito così per televisione ieri sera. Visto solo per televisione. Così mi hanno detto qua, ma però io non ho sentito niente, me l'ha detto mio figlio. L'ho sentito a Vinova. La gente ha paura, secondo lei? Eh sì, c'è paura, sì. No, io non c'ero qui in zona. Sì, abito lì in via Fedia, però a quell'ora lì io no, dormivo, non ho sentito niente, a dire la verità. La gente che abita in zona ha paura, secondo lei? Ma no, ma è la prima volta che succede, è la prima volta che succede un affare del genere qui in zona, a dire la verità. No, ma non penso. Ho abitato qui, ma non mi sembrava una zona così, come di pericolosa, anzi. Oggi con i tempi che corrono si capisce che uno sta sempre sul chi va là e non si è mai sicuri, però si capisce come la vita continua, voglio dire, con questo la gente deve uscire a fare le sue commissioni e tutto, quindi niente, è impossibile fermare la vita così, dice, quotidiana di una persona con tutto quello che c'è da fare, ecco. E dispiace per il malcapitato. La gente ha paura, secondo lei? Secondo me sì. Ma io ho tanti anni che sono qua, ma non ho mai visto niente io. Ma non sono cose che tengono spensierate, queste cose qui sono. La sera non ti fanno passare la voglia di uscire.